Quando il copritazza dondola, balla, non solo è scomodo, ma può essere pericoloso, soprattutto per gli anziani, quando si siedono per fare i bisogni. Le cause del movimento possono essere due: l'allentamento del bullone che fissa il copritazza alla tazza, al water, oppure, come in questo caso, l'allentamento dei due cilindretti che sono fissati da due semplici viti. Per risolvere il problema bisogna smontare il copritazza e andare a avvitare queste viti di fissaggio dei cilindretti e poi rimontare tutto. Primo bullone tolto. Dopo aver svitato i due bulloni, il copritazza viene via. Troviamo due viti a stella che fermano i cilindretti e andiamo ad avvitarle. Durante questa fase regoliamo l'inclinazione per adattarla esattamente alla tazza, al water. Ogni tazza ha le sue caratteristiche e un corretto allineamento deve essere, per così dire, personalizzato a suon di tentativi per ogni tazza. Una volta strinte le viti, abbiamo solamente un movimento di apertura e abbiamo perso il movimento laterale oscillatorio che causava il fastidioso problema. Andiamo quindi a rimontare la ciambella. Prima di avvitare i bulloni, facciamo in modo che tutto sia allineato. Quindi, tenendo fermo il copritazza, per evitare che perda l'allineamento, andiamo a riavvitare i bulloni. Copritazza fissato e allineato, e ora abbiamo solo il movimento di apertura e chiusura e abbiamo perso il fastidioso movimento laterale che avrebbe potuto causare disagi per gli anziani e ovviamente fastidio per tutti. Buon fai da te e buon lavoro a tutti. Arrivederci.